Allora, avverto che di nuovo benvenuti. Iniziamo, saluto chi è collegato. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione della Web TV della Camera dei Deputati e le commissioni riunite settima e undicesima proseguono oggi le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo. Avverto che l'audizione di rappresentanti dell'Unione delle Province Italiane, UPI, già programmata, non avrà luogo per sopraggiunti impegni degli auditi e procediamo con l'audizione in videoconferenza dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Do la parola alla dottoressa Alessandra Nardini, che vedo collegata, coordinatrice della Commissione Lavoro e Formazione Professionale e assessora della Regione Toscana. Sì, vedo grazie. Collegato anche il dottor Alessandro Galella, che saluto, mentre mi sembra non sia ancora collegata la dottoressa Chiara Biondi. Il dottor Galella però si deve far vedere e deve scrivere il suo nome e cognome sulla videoconferenza, se no non possiamo ritenerlo presente. Grazie, intanto do la parola alla dottoressa Nardini, grazie. Dottoressa Nardini, non so se ci sente, non so se ha l'audio aperto perché non la sentiamo. Prego, altro, sì. Mi sentite? Prego, sì. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, grazie Presidente. Noi abbiamo anche un contributo scritto come Conferenza delle Regioni e come undicesima Commissione abbiamo ovviamente contribuito a redigerlo. Su un piano generale, intanto ovviamente noi esprimiamo il nostro favore per i principi ispiratori del provvedimento, infatti abbiamo ravvisato fin da subito il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, come anche nel provvedimento viene richiamato, sia come mezzo per la coesione territoriale, ma anche per l'inclusione sociale, per la qualificazione professionale e per il rispetto delle pari opportunità e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. In materia di formazione professionale, voglio ricordare che nell'istruttoria che portò all'intesa in conferenza Stato-Regioni del 25 gennaio 2021, furono richieste dalle regioni e accolte nel provvedimento alcune proposte riferite proprio all'articolo 30, che è di nostra competenza, infatti riguarda la formazione dei giovani atleti. In quel frangente si trattò in particolare di prevedere la possibilità di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per l'alta formazione e ricerca, riconducendoli ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel repertorio nazionale, nel rispetto dei requisiti, dei criteri e delle procedure dettate dalle norme che disciplinano ovviamente i relativi percorsi di istruzione e di formazione. Rispetto a questo, nel testo quindi che oggi è in vigore, per noi risulta di particolare interesse quanto previsto nel comma 4 del medesimo articolo 30, che rinvia a uno o a più decreti, previo accordo in conferenza Stato-Regioni, per la definizione degli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzata proprio all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche necessarie per la stipula dei contratti di apprendistato richiamati appunto al comma 2. Si tratta quindi di intervenire sul sistema dell'istruzione e formazione professionale e dell'alta formazione e ricerca ordinamentali, per ampliare proprio il bacino dei lavoratori sportivi, prevedendo anche misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio stage per il conseguimento dei titoli di studio. In merito a questi aspetti, noi quindi auspichiamo e chiediamo il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome in virtù proprio delle nostre competenze, le competenze in materia di formazione professionale e di professione. Quindi questo è un elemento che ci teniamo molto a sollecitare come richiesta dell'undicesima commissione. Sotto il profilo invece delle politiche attive, delle politiche del lavoro, si apprezza lo spirito della norma, che infatti prevede tutele lavoristiche e previdenziali per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori sportivi. Infatti, a questo proposito, ferma restando la competenza dello Stato con riferimento agli aspetti normativi e contrattuali rientranti nella materia dell'ordinamento civile,
maschile, il tema della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e delle imprese operanti in questo settore per noi è ovviamente al centro del nostro interesse. E lo è stato anche nel corso dell'emergenza occupazionale e economica causata purtroppo dalla pandemia. Infatti voglio ricordare, anche proprio a testimonianza dell'impegno e dell'attenzione a livello regionale, gli interventi segnalati dalle regioni nell'ambito del percorso annuale di predisposizione del contributo regionale al programma nazionale di riforma, il riscontro alle raccomandazioni della Commissione europea agli Stati membri e che trova appunto puntuale conferma anche nel monitoraggio delle azioni volte a fronteggiare l'emergenza Covid-19. Nel corso del 20 e del 21, infatti, sappiamo tutti che la sospensione di numerose attività economiche, ovviamente per effetto delle misure di contenimento che all'epoca furono adottate dal governo centrale e che erano necessarie, è noto come si è esplosa su tutti i territori una crisi sicuramente diffusa, che ha richiesto anche un impegno congiunto da parte delle istituzioni per garantire quelle forme di sostegno al reddito alle lavoratrici, ai lavoratori e anche forme di ristoro alle imprese dei settori produttivi più colpiti. Le regioni hanno sicuramente garantito da questo punto di vista un presidio sul territorio, con attenzione a quei settori particolari, quei comparti, quelle realtà che erano più vulnerabili e che sono stati anche oggetto di reiterate sospensioni, e tra questo un impegno particolare è stato rivolto proprio alle realtà dell'associazionismo sportivo, alle società sportive e alle lavoratrici e ai lavoratori dello sport. Infatti non sfugge a nessuno che queste categorie hanno sicuramente sofferto in modo particolare il blocco delle attività e che non sono state neanche pienamente coperte né dagli strumenti ordinari di protezione del reddito né dalle forme straordinarie di supporto economico che il legislatore nazionale ha messo in campo. Questo anche in ragione della tipologia di contratto di lavoro applicato. In generale sono state garantite sul territorio quindi forme di ristoro e di indennità a carattere integrativo e complementare con quello nazionale, proprio a favore delle categorie delle lavoratrici e dei lavoratori del settore sportivo. Sono state quindi adottate dalle regioni in questo ambito misure speciali, sia per proteggere i livelli occupazionali, sia anche per favorire e programmare una ripartenza. Quindi si è operato non solo in termini di bonus e di ristori, ma anche in un'ottica di incentivazione degli investimenti, con lo scopo proprio di promuovere l'innovazione e anche incoraggiare l'ammodernamento, la ristrutturazione e la diversificazione dell'attività. In prospettiva un'implementazione della normativa potrebbe a nostro avviso riguardare la valorizzazione di questo approccio integrato che guardi proprio al settore sportivo come leva per la crescita e anche per la coesione sociale e territoriale e, come dicevamo, anche per la promozione delle pari opportunità e del lavoro giovanile sui vari territori del nostro paese. Grazie dottoressa Nardini. Allora do la parola al dottor Alessandro Galella, coordinatore della Commissione Sport e assessore della Regione Basilicata. Grazie. Sì, grazie e buongiorno a tutti. Allora, le regioni e le province autonome accolgono con favore l'indagine conoscitiva promossa dalla Camera dei Deputati sul tema e auspicano che vi siano in futuro ulteriori periodiche occasioni di sintesi e ascolto dei diversi soggetti coinvolti. Le regioni e le province autonome sono i soggetti istituzionali che, prima ancora di essere formalmente titolati ai sensi della Costituzione in materia di ordinamento sportivo, si qualificano quali conoscitori e portatori dei fabbisogni dei territori, ne guidano i processi, ne colgono le vocazioni, le specificità, le potenzialità e le criticità da cui spesso dipende, a ben vedere, il successo o l'insuccesso di molte iniziative dello Stato e della stessa efficace capacità di spesa pubblica. Si conferma pertanto la piena disponibilità e collaborazione delle regioni e province autonome affinché le relazioni fra i soggetti istituzionali che governano la materia, a partire dalle commissioni, per l'autorevole ruolo di indagine e monitoraggio, nonché per la sovrana funzione legislativa del Parlamento, tendano alla costruzione di reti finalizzate ad allacciare i territori, ottimizzare l'uso delle risorse, enfatizzare le specificità disponibili, le vocazioni, le eccellenze e i fabbisogni locali
anche stimolando una maggiore adesione e partecipazione dei territori e dei cittadini in particolari condizioni di disagio. Inoltre, considerando l'approvazione dei nuovi programmi UE 21-27 e gli interventi previsti in attuazione al PNRR, che vedono le regioni quali principali interlocutori, è fondamentale garantire una fattiva integrazione degli strumenti di programmazione e finanziamenti, anche a valenza pluriennale, per definire un processo sistematico di azioni integrate e complementari che raggiungano tutti i territori e tutti i cittadini. La pratica sportiva in particolare disciplina, oltre che esperienza attiva, che ben si presta ad attivare proficue sinergie in coerenza con lo spirito e la funzione sociale che lo sport riveste nella sua valenza ludico-creativa, ricreativa, amatoriale, educativa, nel perseguimento degli obiettivi di benessere psicofisico, migliori condizioni di salute, integrazione e coesione. In relazione specifica al tema oggetto dell'indagine, la conferenza si è espressa sia sul testo di riforma del gennaio 2021 in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo, sia sullo schema di decreto correttivo nel settembre 22. In entrambe le occasioni è stata evidenziata la portata innovativa delle norme e l'importanza di verificare l'impatto sistemico delle disposizioni. In particolare sono state espresse alcune raccomandazioni e proposte di miglioramento e chiarimento del testo che tutt'oggi restano attuali. Ci si riferisce al richiamo alla chiarezza normativa per evitare e ridurre il rischio di contenzioso nel settore, garantire la sostenibilità economico-finanziaria del sistema sportivo dilettantistico, unitamente alla tutela del lavoro e della salute di quanti vi operano, con particolare richiamo e accortezza alle tipologie contrattuali e ai lavoratori, assicurando altresì la fruibilità e accessibilità da parte dei cittadini utenti. Preme tuttavia rilevare che non è in via sostanziale ancora possibile valutare l'impatto della riforma, poiché a 2 anni dall'emanazione la stessa è stata più volte oggetto di rinvio. Le regioni e le province autonome, comunque, sin dal 2021 hanno richiesto al governo l'apertura di un tavolo di confronto e monitoraggio, che tuttavia non è ancora costituito. Infatti, nella seduta del 19 gennaio 22 è stato sancito un accordo dalla conferenza unificata tra il governo e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Lanci e Lupi, in materia di sport, per la costituzione di un tavolo permanente di iniziativa, consultazione e monitoraggio in materia di sport e per l'istituzione di un comitato tecnico per lo sport presso la conferenza unificata, con il compito di definire linee di azione comune tra le parti e consentire un confronto costante sullo sviluppo e l'implementazione di iniziative sportive diffuse sui territori, ma tali organismi non sono stati ancora istituiti. Si aggiunge altresì, sebbene le regioni condividano costituzionalmente una competenza concorrente e siano fortemente impegnate anche con risorse dei propri bilanci nella promozione delle attività sportive territoriali, il dialogo con i governi che si sono susseguiti non è mai stato adeguatamente proficuo. In tal senso, l'occasione dell'indagine conoscitiva diventa un'opportunità preziosa ad integrazione ulteriore rispetto alle specifiche tematiche del lavoro sportivo, affinché tutti gli attori coinvolti nel mondo sportivo siano coinvolti, informati e ascoltati sempre. Grazie. E ho visto che è collegata, immagino anche la dottoressa Chiara Biondi, ma non... Abbiamo l'audio spento e non abbiamo il nome scritto sul... Ecco, ora vedo Assessore Biondi, perfetto. Quindi le do la parola, dottoressa Biondi, se gentilmente... Eccoci. Prego. Scusate, ma avevamo sbagliato il collegamento, quindi ecco, per dare contro la presenza ci sono. Mi sentite? Sì, prego. Ecco, no, dicevo io, ecco, sono presente, dico mi scuso per il disguido, ma avevamo sbagliato il collegamento, quindi adesso sono presente e posso ascoltare. Sì, io diciamo le avevo dato la parola se voleva aggiungere qualcosa all'intervento e alla relazione dei suoi colleghi. No, per il momento no, grazie. Allora la ringrazio e se chiedo ai colleghi se ci sono interventi da parte dei colleghi. Sì, l'onorevole. No, questa seduta, poi dopo c'è un'altra. Sì, altra.
Per questa seduta abbiamo concluso. Sì, l'onorevole Perissa. Grazie Presidente, un ringraziamento anche in questa fase per i contributi portati alla nostra attenzione dagli auditi, era una necessità, questo lo dico a beneficio chiaramente di chi ci ascolta, anche in questo ciclo di audizioni, come rappresentante diciamo di Fratelli d'Italia, sentivamo la necessità di utilizzare il tempo che derivava dalla proroga dell'entrata in vigore della legge sul lavoro sportivo da dicembre a luglio, sentivamo la necessità di utilizzare questo tempo per valorizzare al massimo un percorso di confronto con gli attori principali diciamo di questo mondo e come definito dalla Costituzione evidentemente l'Unione delle Province e delle Regioni era uno degli interlocutori che non potevamo esimerci dall'ascoltare. Risulta evidente come per esempio l'elemento di profonda novità che questa audizione introduce è tutto il tema collegato alla formazione professionale, al riconoscimento delle competenze acquisite, che è un tema specifico dei governi regionali e che effettivamente dovremo trovare il modo diciamo, di accogliere in una forma di coesione tra quello che è l'attuale sistema di formazione in ambito sportivo, che è principalmente in carico alla scuola dello sport, nonché alle federazioni, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate e quindi agli organismi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale e per effetto del Comitato Italiano Paralimpico, è evidente che quando diciamo, andiamo a risulta evidente da oggi che quando andiamo ad introdurre un concetto di lavoro sportivo nel momento in cui la qualifica diventa professionalizzante e quindi abilitante, i processi di formazione abilitativi che sono attualmente previsti diciamo, nel sistema sportivo devono per forza trovare una interlocuzione con quella che è la formazione professionale in carico diciamo, in particolar maniera alle regioni. Questo io lo considero un elemento estremamente importante che questa mattinata, questo breve ciclo di audizioni con la conferenza delle regioni e delle province autonome ha introdotto in maniera estremamente chiara e che effettivamente non era sull'agenda degli argomenti da trattare. Avevamo già compreso nelle precedenti audizioni che quello che era apparso per diversi mesi il principale tema, cioè la copertura economica, l'impatto economico sui costi di gestione delle società sportive, non era l'unico argomento, poi avevamo compreso come in realtà ce n'erano altri che erano molto più complessi e articolati, la contrattazione nazionale, il benchmark di riferimento, il mansionario, insomma, nelle scorse audizioni sono aggiunti tantissimi capitoli e da in qualche modo diciamo a cui dare una risposta come elementi di criticità che sono emersi dai soggetti istituzionali auditi, oggi se ne introduce un altro, cioè che appunto, lo dico in maniera sintetica, una forma di dialogo strutturato tra l'attuale sistema di formazione e riconoscimento delle competenze che esiste in ambito sportivo e quello che invece è il sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze in ambito professionale che è tipico del sistema produttivo che appartiene al mondo del profit e che è quello che è inquadrato nell'ordinamento giuridico giuslavoristico nazionale in carico alle regioni. Grazie. Grazie, se non ci sono... Perfetto, grazie, puntuale. E, se non ci sono altre richieste, io volevo solo aggiungere, ringraziando i rappresentanti delle regioni che sono intervenuti, dire che obiettivamente concordo con il collega Perissa, questo tempo in più che ci viene dato ci consente di parlare con gli enti locali, in particolare con le regioni che per il titolo quinto in realtà hanno in materia di sport una serie di competenze che però ahimè faticano poi a assolvere in pieno perché sono estremamente frammentate sia per la parte di promozione che per la parte di supporto alla didattica, che per la parte infrastrutturale di lavori pubblici. Quindi il vostro contributo oggi è stato per noi molto importante, alcuni lo hanno già inviato alla segreteria della Commissione, chi non l'ha fatto e vuole farcelo avere, e potete fra l'altro, ovviamente voi avete anche un ruolo di rappresentanza e di sintesi di tutte le regioni, ma far sapere anche agli altri colleghi che vogliano far pervenire alla Commissione delle riflessioni che ci aggiungano un punto di vista
anche diciamo, dell'ente di prossimità è per noi molto prezioso perché in questo momento abbiamo avuto un importante contributo che ci arriva dagli operatori dello sport, abbiamo avuto un contributo che ci arriva dall'utenza, il terzo tassello è sicuramente quello degli enti locali, quindi bene abbiamo fatto con la commissione di arricchire il percorso anche con voi, ma sicuramente le regioni sono quelle che in questi mesi, in queste settimane, nella trasformazione dal contributo sporadico dovuto all'emergenza Covid a contributi un po' più strutturali, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista finanziario, dovranno accompagnare questo processo. Quindi siamo a disposizione per un lavoro congiunto. Penso di parlare all'unanimità a nome della Commissione per un lavoro congiunto fra enti locali da fare insieme. Quindi grazie e dichiaro conclusa, questa ulteriore audizione e buona giornata.